Tranne a lui. Lo ricordi lui? Lui è Giorgio Spitalus. Giorgio. E lui mi ha dio. Fanno Priapo. Orazio. Lui è il gran sacerdote, io sono fondatore. Cosa è fondatore? Lui mi ha intervistato. Eccoci. Sì. Allora. Diciamo, la storia di oggi nasce un po' da lontano, ma per estrema sintesi si può diciamo, ricondurre a pochi elementi. Io ero imprenditore nel settore alimentare e facevo l'import export, in particolare con la Germania, attorno agli anni 85-90, dopo aver fatto per molti anni l'agente di commercio nel settore specifico. E a Roma servivo, a Roma e nel Lazio, circa questa attività di import-export, circa 500 clienti. 500 clienti molto, molto, diciamo, ricercati, perché erano il meglio del commercio in quel momento. Dopodiché, diciamo, appunto, mi sono dedicato a questa cosa e le cose andavano molto bene, tant'è che il fatturato aumentava gradualmente tutti gli anni e ero arrivato a lavorare con 5 banche. Questa storia che sto raccontando è la storia di come vengono trattati i clienti in generale. Parlo di questo episodio di cui ho avuto esperienza diretta e quindi conosco perfettamente, e che quindi può essere però emblematico di un modo di pensare, un modo di agire, un modo, diciamo, di protocollare l'azione della banca nei confronti dei clienti. Quindi, lavorando con queste 5 banche, facevo quello che facevano tutti gli imprenditori, cioè spostavo il denaro da una banca all'altra a seconda delle necessità, mi giocavo sulla valuta, insomma, facevo tutto quello che era lecito e permesso a tutti questi clienti. In particolare lavoravo con una banca che era la Cassa di Risparmio di Formello, che oggi ha una decina di sportelli sparsi nel contado a Roma Nord e diciamo, anche nel Viterbese. Insomma, facevo circa un fatturato di 1 miliardo di lire nel 90, che non era una grossa cifra, ma insomma, era già una discreta cifra. E spendevo per il denaro, per il maneggio del denaro, attorno ai 15 milioni l'anno di interessi. A un certo punto un giorno mi chiama la banca e mi dice: guarda, c'è da versare 2 milioni e mezzo. Va anticipato però il fatto che io lavoravo con 20 milioni di scoperto e ero sempre a raso, cioè a volte sforavo, a volte insomma ero proprio sempre al limite, perché ovviamente quando c'hai dei soldi, anche come imprenditore, cerchi di utilizzarli sempre al massimo, di impegnarli al massimo. E quindi per questo motivo pagavo insomma un sacco di interessi. Mi telefona quindi la banca, vado immediatamente a coprire con delle disponibilità liquide che avevo, e poi da quel momento, una volta due a settimana, il cassiere mi telefonava gentilmente, per anche dire, cosa che non era tenuto a fare, e che quindi mi permetteva poi di andare a coprire questi assegni volta per volta. Questa storia andava avanti per vari mesi, perché che cosa era successo? Mi erano saltate 3 catene di supermercati, una quale catena di supermercati oggi è ricicciata fuori, come si dice a Roma, alla grande, e il proprietario, che è uno che mi deve dare un sacco di soldi, fa finta che non mi conosce tranquillamente. Vabbè, insomma, arriva a un certo punto che non avevo più liquidi da andare a coprire gli assegni a vuoto che mi avevano rilasciato questi clienti. Erano insomma 3 catene di supermercati che praticamente avevano fatto il fallimento pilotato, ecco, no? E quindi a un certo punto insomma erano ormai irrecuperabili assolutamente quei soldi, perché non avevano più materie prime, non avevano derrate, beni, niente, era ormai, diciamo, impossibile agire diversamente. Fatto sta insomma che alla banca a un certo punto mi fa l'out e mi dice: guarda, devi rientrare immediatamente dai 20 milioni di filo. Da tenere presente che solo un mese prima che succedesse questa cosa degli assegni dei clienti che rientravano insoluti, mi avevano proposto il direttore della banca e anche il presidente della banca, che io conoscevo personalmente, mi avevano proposto di espandere il fido a 100 milioni.
cosa che io avevo rifiutato perché sapendo che poi li avrei utilizzati mi premunivo dal poter che si verificasse questa cosa, perché poi avrei dovuto pagare un sacco di soldi di interesse in più rispetto a quelli che già pagavo. E quindi a quel punto, quando io dopo poco, due o tre volte, mi chiamavano alla banca per andare a coprire questo assegno, sono andato di nuovo dal presidente e dal direttore. Allora andando a dirgli: va bene, allora adesso mi servono quei soldi. E la risposta è stata ormai classica, negli annali, così rispondono a tutti: ma tu non sei più affidabile. Senza che manco uno dei miei assegni o delle mie cambiali fosse mai andato in protesto. Erano andati in protesto gli assegni dei miei clienti, ma io non potevo farci niente, io ero vittima due volte della cosa, vittima del cliente che mi aveva truffato e vittima che poi dovevo andare a coprire questi assegni che non erano più coperti. Quindi avevo perso sia la merce che il pagamento. E quindi insomma, per tornare al discorso, all'improvviso questi mi fanno l'out del rientro. Immediatamente mi dicono: guarda, vai a cercarti una vallante, possibilmente un socio della banca. Io fra l'altro conoscevo vari soci fondatori della banca, essendo un paese abbastanza, diciamo, ancora di un numero ridotto di persone, eravamo 10.000 persone, diciamo, le persone che contavano ci si conosceva tutti. A un certo punto vado quindi da uno dei soci fondatori della banca, questo mi fa l'avallo e abbiamo messo a punto un piano di rientro e gli devo dare 1.000.000 al mese. Insomma, per 5 o 6 mesi sono riuscito, poi ovviamente in quella situazione di mancanza di liquidità era difficile operare, a un certo punto ho dovuto cessare l'attività ovviamente. Cessando l'attività, quel 1.000.000 al mese non potevo più darglielo, quindi sono stato qualche mese senza più poterlo dare, vergognandomi con un ladro per non aver potuto mantenere fede agli impegni e agli adempimenti che avevo preso, e cosa che oggi mi farebbe ridere una cosa del genere. Ma in quel momento, perché oggi conosci il gioco, conosco bene il gioco, so, specifichiamolo, e certamente so che razza di infami sono, e quindi mi sono vergognato come un ladro, andando a chiedere soldi in prestito ai parenti, agli amici, ai conoscenti, a tutti, e ho rastrellato, oltre quelli che già avevo io, attorno ai 30 milioni che avevo messo, cioè di liquidità che avevo ormai devoluto completamente alla banca, mi sono indebitato con i parenti per altri circa 25-30 milioni. Poi a un certo punto, quando sono finiti anche quelli lì, ovviamente non ho più potuto pagare i cambiali. A quel punto sono dovuto ritornare alla banca, dietro pressione ovviamente degli atti di iscrizione che mi faceva la banca, e rinegoziare un'altra volta, e volta a loro mi hanno accettato un pagamento di 500.000 al mese. L'ho anche quelli, diciamo mantenuti per 4-5 mesi, e quindi mi sono di nuovo ritrovato in difficoltà. Da dire che quei 20 milioni che erano di scoperto nel frattempo erano diventati, immediatamente nel momento in cui avevo accettato il rientro, erano diventati 27.200.000 lire. Nel corso degli anni poi ho dovuto a un certo punto trovare la soluzione, perché altrimenti non sarei più uscito. L'unica soluzione che ho potuto provare è vendermi un immobile quasi gratis, perché altrimenti me l'avrebbero preso loro. Allora, un immobile che valeva circa 250 milioni l'ho dovuto vendere per 120 milioni. Non so a dire lì anche la storia che c'è stata poi successivamente, ma da lì poi si è concatenata una storia di truffa molto seria, siamo in cause penali ormai da anni, e non è il caso di affrontarlo. Ma solo per finire il discorso delle banche, il tutto praticamente alla fine, dopo aver venduto questo immobile, praticamente il tutto mi è costato 27.200.000 lire al momento della firma delle cambiali, del momento in cui estinguevo il conto, il fido, e poi altri 65 milioni, lira più lira meno, che ho pagato
fra i soldi che gli avevo dato nelle rateizzazioni da 1 milione e da 500.000 e poi il saldo nei 5 anni successivi a partire dal momento dell'estensione del film. Quindi 65 più 27 sono 85, 92 milioni in 5 anni a fronte di 20 milioni di scoperto. Ciao. Grazie per la testimonianza.